ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. E benvenuti da Ombretta su Arte per te, nuovo video adattissimo per la festa del papà. Oggi vi propongo un lavoretto semplice semplice ma grazioso grazioso per creare un graziosissimo porta euro, un porta euro che faremo riciclando dei tappi che possono essere tappi di Nutella o tappi di barattolo. Io lo farò proprio con i tappi di barattolo perché a me il risultato con questi tappi piace di più. Un porta euro che potremo regalare al nostro papà per la festa del papà, che sarà tra un paio di giorni, oppure indipendentemente dal periodo, in qualunque momento dell'anno papà e mamma faranno un figurone con questo porta euro, o in borsetta o in macchina. Io veramente l'ho pensato pensando al mio papà. Mio papà teneva sempre in macchina una cassettina di metallo all'interno della quale metteva i soldini per i caselli, per l'autostrada, per i mendicanti, insomma una piccola banchetta tascabile per la macchina, e questo è veramente ideale per questo utilizzo. Vi incuriositi? Bene, allora basta cianciare, spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a creare il nostro graziosissimo porta euro. Ed ecco l'occorrente per creare il nostro porta euro con il riciclo dei tappi. Innanzitutto una cerniera, io ne ho scelta una con la cremagliera, mi pare si chiami, dorata, ma qualunque colore andrà benissimo. A me piacciono queste dove la chiusura rimanga ben evidente. Deve essere lunga 25 cm, la mia è molto più lunga, ma questo ho trovato, quindi mi arrangerò. Ma se voi la trovate 25 cm sarà perfetta. Pistola a caldo con stecca di colla, forbici e forbicine. Della carta trasparente adesiva ne servono in realtà due quadratini soltanto, ma io avendola a casa ve la faccio vedere tutta. Questa dietro quadrettata, tenetela sempre un rullino per i lavoretti, è sempre utile. I nostri tappi, naturalmente. Io ho comprato questi per i barattoli che vendono ai supermercati, li ho presi alla Auchan, 98 centesimi, due tappi nuovi, perché questo porta euro lo voglio regalare a mio marito per la festa del papà e quindi ho deciso di farlo nuovo. Però se avete anche tappi da riciclaggio, come per esempio quelli dei barattoli così alti, oppure anche quelli della Nutella, vanno benissimo, perché no? Si può fare anche con quelli. Vi farò vedere anche la variante con i tappi alla Nutella. E poi ci servirà la stampa dell'euro. Eccola qui, il file di queste stampe con il diametro già giusto le troverete sulla mia pagina Facebook, di cui vi metto il link qui giù nel box informazioni, nell'album fotografico La scatoletta porta euro. Troverete direttamente il file, andate dal tizio delle fotocopie e fatevelo stampare su carta per etichette, quella adesiva. Non vi costerà più di 40 centesimi, vedete? Quella che si appiccica. E così avrete già direttamente l'etichetta attaccabile a colori, perfetta per il diametro 8,6. In caso sceglieste un diametro più piccolo di tappo, fatevi rimpicciolire il file, ovviamente. Cominciamo subito. Prendiamo il nostro quadratino di carta che copra esattamente tutto il tondo dell'euro. Spiccichiamolo e appiccichiamolo sulla fotocopia in modo che questa poi venga impermeabilizzata e possa essere toccata continuamente senza cedere inchiostro. E allora appiccichiamola ben bene, piano piano, così sulla superficie della carta, quindi poggiandola piano piano. Voilà! Schiacciamo bene e ripetiamo l'operazione anche sul retro. A questo punto, che abbiamo impermeabilizzato le superfici, possiamo ritagliare bene a filo, I nostri euroni sono pronti per essere appiccicati sulla sommità dei tappi, ma prima dobbiamo far diventare questi tappi una scatoletta, e allora procediamo. Prendiamo tappi, cerniera e colla a caldo, e naturalmente da questo momento in poi stiamo molto attenti a non bruciarci. Come prima cosa taglio questo disavanzo di stoffa proprio dove inizia la cerniera. Metto un puntino di colla a caldo su di un tappo
e appiccico il pezzettino che ho tagliato. Questo servirà per nascondere la fine della cerniera lì dove appunto terminerà il giro e fare venire il lavoro molto molto più rifinito. Adesso lascio l'altro tappo libero, prendo la mia cerniera e la faccio cominciare a partire proprio da dove termina il pezzettino, vedete? Ok, e allora prendo bene la misura su dove devo appiccicare, perfetto, e metto lungo un pezzettino di circonferenza la colla a caldo. Mi mantengo un po' bassa, prendo come punto di riferimento la bombatura che ha il tappino e appiccico il primo pezzetto. A questo punto devo stare molto attenta a camminare sempre di pari passo con l'altezza che ho lasciato tra la cremagliera e il bordino, che sarà quella che farà sì che la cerniera scorra liberamente. E procedo così per tutta la circonferenza. Piano piano, senza bruciarci, E procedo sino a sovrappormi al pezzettino che ho attaccato precedentemente, questo qui. Faccio ben bene asciugare. Quindi, una volta che mi sono assicurata di aver finito il giro e di avere tutta questa in più, taglio l'eccesso. Voi, se la comprate da 25 cm la cerniera, non dovrete fare questo passaggio. A questo punto, quindi finita tutta la circonferenza, vedete, apriamo la cerniera e dalla fine, quindi da dove c'è il punto fisso, procediamo all'attaccatura di tutta la cerniera verso l'altra parte. E allora, come prima, un bel punto di colla a caldo, prendiamo bene la misura, così, perfetto, e lasciamo aderire, spingendo ben bene. Ok, una volta attaccato il primo pezzo, proseguite così su tutta la circonferenza. La seconda parte è un po' più difficilotta, ma si fa tranquillamente, non è che è difficilotta da non riuscire. Ok. Ok, il nostro scatolino a questo punto è pronto. Vedete, si apre, voilà, e si chiude con molta facilità. Potete farlo anche a due cerniere, come le valigie, insomma, se non volete fare tutto il giro ogni volta. In questo caso le cerniere, naturalmente, prendetele più piccoline. Eccoci qua, adesso è giunto il momento di attaccare i nostri adesivi. Quindi, piano piano, spiccichiamo il retro. Vediamo dov'è la cerniera, quindi io prenderò come punto di riferimento, infatti, la cernierina. E attaccherò dal centro verso l'esterno, visto, il mio euro da una parte, quindi lo sollevo e solo dopo stacco l'etichetta anche dall'altra. Voilà, il mio euro fronte e adesso il mio euro retro. Guardate un po', fronte e retro. Facciamo testa croce, lo possiamo anche riempire di caramelle o direttamente di euro. Allora, così avrai i soldi per il casello sempre a portata di mano, sempre su una scatolina super chic, ma anche per le mamme, è troppo figa questa scatoletta. Se la si esce da una borsetta sicuramente desterà una certa curiosità. Allora, io qui questo fatto con i tappi dorati, come vedete sono molto carini proprio perché riprendono anche i colori dell'euro sul laterale, se no, se volete, potete farlo anche con i tappi della Nutella. Eccola qua, è il medesimo meccanismo, a cerniera, si apre, si mettono i tappi, anche questo per la macchina va benissimo, ma potete appiccicare sopra qualunque cosa, anche le fotografie dei vostri bimbi, insomma quello che vi pare. Io l'ho pensato come porta euro e allora vi lascio le foto e poi noi ci rivediamo di là.
fossero così grossi e avessero un peso così importante anche nella spendibilità. Accontentiamoci, per adesso ce li facciamo grossi da noi e almeno non rischiamo di essere tacciati per fabbricatori di soldi falsi. Bene, questo andrà dritto dritto tra le mani di Gabriele, che lo vorrà mettere sicuramente in macchina come porta euro personale, insomma. È un modo carino per conservare i soldi in maniera sicura, senza che si spargano nelle tasche, nella borsa, nel portaoggetti, in maniera tale da trovarli quando ci servono. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto, vi sia stato utile. Spero che siate ancora in tempo per regalare il vostro euro al vostro papino. Per scaricarvi il file dell'euro, guardate qua sotto nel box informazioni, proprio sotto il video dove c'è la scrittina mostra altro, cliccate lì, troverete il link che vi darà accesso diretto alla pagina per scaricare l'euro. Mentre ci siete, iscrivetevi anche sulla pagina Facebook, che lì è sempre una gran festa per Arte per Te. E poi mi raccomando, se il video vi è piaciuto, come al solito un bel pollice in su, perché questo ci darà maggiore visibilità, darà maggiore visibilità al canale. Quindi grazie anche di questo, grazie ai nuovi iscritti, siete tantissimi, vi ringrazio davvero di cuore, sia i nuovi che i vecchi che mi supportano sempre. È sempre bello avervi in famiglia, perché Arte per Te è sì, è proprio una grande famiglia creativa. Quindi noi ci rivediamo con la prossima botta di creatività al prossimo video. Da Ombretta ed Arte per Te è tutto, arrivederci, alla prossima!